Ludovico Carracci nasce a Bologna nel 1555 e muore nel 1619. Il suo primo maestro fu Prospero Fontana, di cui abbiamo parlato, e probabilmente non si accorse delle qualità di Ludovico. Infatti, il Malvasia, nelle vite dei pittori, dice come il Fontana avrebbe consigliato a Ludovico di dedicarsi ad altre attività, perché non lo vedeva chiamato alla pittura dalla natura. Anche Tintoretto, che Ludovico andò a visitare, andò a trovare in uno dei suoi viaggi, per studiare i pittori italiani, anche Tintoretto gli consigliò di lasciare perdere con la pittura perché non era portato. Nei suoi viaggi Ludovico studierà Andrea del Sarto, il Parmigianino, il Correggio, Giulio Romano e quando lascerà la scuola di Prospero Fontana comincerà a studiare anche il Tibaldi per quello che riguardava il disegno e il Bagnacavallo per quello che riguardava il colorito. I suoi progressi nella pittura saranno talmente notevoli che anche Prospero Fontana e i suoi allievi si dovranno ricredere. Infatti, loro erano soliti chiamarlo il bue e dovranno ammettere che il bue, con il suo passo lento, aveva sorpassato tutti gli altri. Il padre di Ludovico, Vincenzo, era macellaio e aveva un fratello, Sarto, che aveva due figli, Agostino e Annibale, che erano fratelli, i quali erano appunto i cugini di Ludovico. Anche loro erano molto portati per il disegno e Ludovico consigliò ai due fratelli di continuare e di studiare. Ma mentre Agostino venne messo a scuola sotto Prospero Fontana, Annibale invece rimase a scuola da Ludovico perché era molto animoso e bisognava di moderazione e di regola. Questi due fratelli, Agostino e Annibale, avevano due caratteri completamente diversi. Potremmo dire che uno aveva il carattere opposto all'altro. Agostino non era mai contento dei suoi lavori e cercava sempre la perfezione. Era timido e guardingo. Annibale invece era coraggioso e al contrario sprezzante, poco portato alla fatica e al lavoro. Cercava sempre di scansare ogni difficoltà. Agostino, inoltre, era un uomo interessato a tutto, di grande ingegno, poteva parlare di filosofia, di medicina, di matematica, di astrologia, politica, storia, poesia. Annibale invece aveva appena imparato a leggere e a scrivere e denigrava le qualità del fratello, tant'è che diceva che lui non interessava niente della cultura, a lui bastava saper dipingere. Agostino era infastidito da queste continue punzecchiature del fratello e pur dissimulando il fastidio era profondamente amareggiato, soprattutto quando si accorse che Annibale stava facendo dei grandi passi avanti in pittura e stava addirittura avanzandolo. Agostino successivamente lascerà la scuola del Fontana, passerà alla scuola del Passerotti e infine comincerà a lavorare con un intagliatore che si chiamava Cornelio Cort. E anche con Cornelio Cort le cose non andarono molto bene. Infatti, quando questi si accorse che Agostino era molto bravo, in realtà, fu preso dall'invidia e, infastidito per essere stato superato dall'allievo, lo cacciò. Poi si ricordano anche delle questioni legali tra Agostino e Cornelio Cort. Una delle prime opere che il Malvasia ricorda di Agostino ed Annibale era il battesimo di Cristo nella chiesa di San Gregorio e Siro a Bologna.
L'opera in realtà era stata allogata allo zio Ludovico, ma il compenso era troppo basso e quindi Ludovico aveva pensato di passare questo lavoro ai cugini, anche per evitare che altri concorrenti bolognesi, come ad esempio il Procaccini, il Fontana, il Calvaert, il Passarotti, potessero prendere questa commissione. Questi però, quando videro la tavola finita di Agostino e di Annibale, la criticarono aspramente. Leggiamo un passo dove si viene indicata questa critica di questi pittori che riporta il Malvasia. Quindi, poi fu che da suddetti, i pittori che avevamo indicato prima, vennero tareggiate quelle opere avvilite, come di un modo triviale, troppo, dicevano, e in conseguenza facile ad ogni imperito che, sentendosi senza fondamento e povero di partiti, ben poteva, nudato un facchino o postogli un panno addosso, copiarlo di peso sul quadro. E pressappoco intendenti farsi un gran onore, con poco capitale d'ingegno. Esser quello uno stile da praticarsi nell'Accademia del Nudo, ma non da servirsene in un quadro d'altare. Che il buono e il bello dell'arte non consisteva nel porsi sull'opera medesima e di studiare e vedere figura per figura, camminando in tal guisa a tentone ed oprando a caso, ma scaricare di proposito tutta la massa e valendosi delle cose già viste e studiate, mostrar nella risoluzione di esse il frutto delle fatiche già superate e della memoria serbatene et ubbidiente. Non esser poi meraviglia se riuscivan loro quelle operazioni basse e plebee, come che dalla natura sempre imperfetta. Questa critica si fondava sul fatto che, secondo loro, questi cugini copiavano troppo la natura e non avevano delle idee, diciamo, che andassero oltre, cioè non mettevano in questo lavoro, oltre alla copiatura della natura, non mettevano delle loro idee. I Carracci non rispondono a queste provocazioni e pensano di essere sicuri nella loro strada e che il tempo gli avrebbe dato ragione. Intanto andavano a disegnare nell'Accademia del Baldi, dove vi erano delle opere in gesso, e studiavano praticamente disegnando dalla mattina alla sera. E il problema è che da questi motti, diciamo, da queste critiche, i pittori passarono alle ingiurie. Infatti il Procaccini li accusò di avergli sottratto delle commissioni e il Passarotti li accusò di aver scritto un sonetto in forma anonima per dileggiare il suo modo di dipingere. In questo ambiente così ostile, Annibale decide di viaggiare un po', quindi togliersi dalla scena bolognese, piena, diciamo, di vipere, piena di concorrenti, secondo lui anche sleali, e cominciò a viaggiare un po' per le città italiane. E, ad esempio, a Parma sollecita anche il fratello Agostino di raggiungerlo perché, insomma, vede delle opere molto belle che secondo lui meritano di essere viste e di essere studiate. E questo avrebbe anche permesso, secondo lui, al fratello Annibale di togliersi un po' da questo ambiente dove venivano aspramente criticati e dileggiati, e quindi avrebbero trovato un pochino di tranquillità. E inoltre, in queste lettere dove invita il fratello Annibale, Agostino promette di non litigare, perché effettivamente tra i due fratelli c'era sempre molta competizione, concorrenza, e avendo dei caratteri così diversi, alla fine succedeva che litigassero pesantemente. Il Malvasia sempre racconta come Agostino, passando per Venezia, rimase strabiliato dalle opere di Tiziano e di Paolo Veronese, che considerava anche il migliore del Correggio, perché più animoso e più inventore. E aggiungeva anche
che al loro confronto lui si sentiva goffo e di non sapere nulla. Al ritorno dal loro viaggio, i due cugini ebbero una commissione per un dipinto in un affresco per Palazzo Fava, e il quale gli era venuto commissionato perché il padre di Carracci, che era un santo, vestiva il nobile Fava. E lo rassicurò che i fratelli, dopo aver viaggiato e aver studiato, erano molto migliori ed erano molto migliorati di quello che avevano fatto vedere o di quello che erano prima di partire. Inoltre aggiunge che sarebbero stati disposti a lavorare anche per qualsiasi prezzo, proprio per farsi conoscere e farsi apprezzare a Bologna. In effetti il lavoro gli venne commissionato, ma venne pagato veramente molto molto poco. Questi affreschi sono le imprese di Giasone, che sono appunto a Palazzo Fava. L'opera in generale trovò dei consensi e un plauso dei pittori bolognesi. L'unico però fu il Cesi, che criticava Annibale perché poco pulito e con quel suo modo impaziente e veloce. E aggiunse anche che secondo lui sarebbe stato meglio mettere meno roba e fare le figure più grandi, perché in effetti la sala è molto ampia e le figure sono rilegate in alto e effettivamente, questo è vero, sono poco visibili. Sempre per il Cesi il lavoro sembrava più un abbozzo che un'opera finita, anche se doveva ammettere che per il prezzo che era stato pagato non si poteva avere di meglio. A questo punto interviene lo zio Ludovico, con più esperienza e diciamo anche maggiori capacità, almeno all'inizio della loro carriera, e per far tacere i malevoli vuole anche lui affrescare Palazzo Fava con le storie di Enea, che a differenza delle storie delle imprese di Giasone, che ebbero alcune critiche, le storie di Enea di Ludovico invece trovarono il plauso generale di tutti i pittori bolognesi. Intanto un'idea di Annibale e di Agostino fu quella di aprire anche loro un'accademia. Questo lo fecero, diciamo, su consiglio di Ludovico. E questa accademia ebbe talmente successo che fece chiudere altre accademie, come ad esempio quella del Baldi. O abbiamo visto che molti allievi di Prospero Fontana si trasferirono in massa nell'Accademia dei Carracci. Si diceva che si ritraevano i migliori corpi maschili e femminili, e i bassorilievi e le teste antiche. In questa scuola si studiava anche l'anatomia. E a questo scopo venivano utilizzati dei cadaveri che venivano sezionati. Un'altra particolarità è che a volte si ritraevano l'un l'altro. Ad esempio, c'è una famosa opera dove viene ritratta la schiena di Venere. A questo scopo venne utilizzata la schiena di Ludovico, che era cicciosetto e polputo, e venne poi venduta ai Granduchi di Firenze dal Bolognini. Avevano un modo molto originale di valutare le loro opere. I due che non avevano eseguito la tavola, si fingevano forestieri e cominciavano ad analizzarla e a criticarla. E se a queste critiche non seguiva, diciamo, delle risposte convincenti, allora l'opera doveva essere cambiata, modificata o rifatta. Ad Annibale, che abbiamo visto dei tre Carracci, era sicuramente quello un po' più fuori dalle righe, piaceva molto fare dei ritratti satirici, caricando i lineamenti. Tant'è che una volta anche lo zio Ludovico fu preso di mira da una di queste caricature. E all'inizio Ludovico si offese molto, insomma, di questa caricatura, anche se poi dopo in effetti, insomma, si rese conto
era una scempiaggine dovuta, insomma, all'età dei cugini. Si racconta che Ludovico in San Domenico fece due affreschi che dovevano essere posti vicino a un quadro di un maestro fiorentino molto apprezzato. Quando il quadro giunse a Bologna, Ludovico si allontanò perché aveva paura, diciamo, di essere confrontato con questo pittore, ma invece si dice che nel confronto con la tavola i suoi affreschi risultarono ancora più belli. In San Giorgio, in Poggiale, Annibale pose una mirabile tavola che faceva impallidire al confronto anche una tavola di Ludovico posta molti anni prima. Era l'Annunciazione. Ma la palma della migliore opera di San Giorgio ritornerà poi a Ludovico quando qualche anno dopo porrà, sempre appunto in questa chiesa, l'opera chiamata la Probatica Piscina. Per le opere di Carracci non è facile attribuire l'autore, cioè se Ludovico, Annibale o Agostino. Infatti loro, quando gli si chiedeva chi avesse fatto quella determinata opera, dicevano è un'opera dei Carracci, senza specificare in particolare chi fosse stato l'autore. Un'altra commissione di Carracci fu affrescare Palazzo Magnani e in questo caso non ci furono delle critiche di pittori bolognesi al lavoro che fecero i Carracci in Palazzo Magnani. L'unico a criticarli fu solo il Calvaerte, il quale dirà che l'opera è così vicina al naturale che è una viltà e una debolezza di spirito. Quindi vi è sempre questa critica ai Carracci che riguarda il discorso che loro ritraevano troppo la natura e avevano poca fantasia o immaginazione. Ma fatto sta, ci dice il Malvasia, che qualsiasi straniero che venisse a visitare Bologna passava per Palazzo Magnani per vedere e imparare dalle opere dei Carracci. Un quadro in particolare venne molto lodato. Ed è l'Elemosina di San Rocco, il quale era ritenuta dal Torri, che era sovrintendente della Galleria Estense di Modena, una delle più belle opere che avesse mai visto. E convinse il Duca, in tutti i modi, convinse il Duca di acquistare quest'opera, perché secondo lui la galleria, che era già una galleria ricchissima e piena di opere d'arte, non sarebbe mai stata completa senza quest'opera di Carracci. Un'altra opera mirabile che viene menzionata dal Malvasia è il San Giacinto. Il Malvasia lo loda in maniera spropositata, soprattutto per il colorito, così fuori dall'uso e così meraviglioso. Racconta anche sempre il Malvasia che l'Albani e Guido Reni, andando a trovare il maestro, videro l'opera e rimasero ammutoliti per la sua bellezza. Entrambi lodarono le mani del santo, ma Annibale non era convinto e volse gli occhi sulle mani di Guido e ad esempio di quelle ben presto ritoccherà il dipinto. Pur lavorando come intagliatore, Agostino fece un'opera veramente molto lodata da Ludovico, che era San Francesco e San Girolamo. E quest'opera e questo fatto di essere lodato da Ludovico crebbe in Annibale molta invidia per il fratello che aveva paura potesse avanzarlo. Un altro grande motivo di discordia fra i due fratelli fu quando andarono a Roma ad affrescare Palazzo Farnese, un'opera immensa, incredibilmente bella, che impiegò Annibale soprattutto per parecchio tempo. Annibale però si lamentava della pedanteria e della lentezza di Agostino, che secondo lui gli faceva perdere troppo tempo e gli rallentava i lavori. E a questo punto, infatti, Agostino, che non riusciva più ad andare d'accordo col fratello, decise di ritornare a Bologna e lasciò Annibale solo a Roma a
completare questa opera a Palazzo Farnese. Parlando di questo affresco a Palazzo Farnese, che impiegò molto tempo, si racconta un episodio abbastanza singolare e riguardava il pagamento di quest'opera, che fu secondo Annibale veramente miserabile e lo mise in crisi psicologicamente e anche fisicamente. A questo proposito si racconta che il cardinale voleva rimunerare Annibale delle sue fatiche nell'impiego di tante opere per lo spazio di 8 anni, dal tempo che egli era venuto a Roma. E mentre attendeva gli effetti della liberalità di questo principe, si parla di Annibale, egli si attraversò la fortuna con la cattiva direzione di un cortigiano favorito, Don Giovanni di Castro, spagnolo, che era solito ingerirsi in tutti gli affari del padrone. Fece costui una somma del pane, del vino e della provisione di tutto il tempo che Annibale era stato in casa e, postola in conto, persuase il cardinale a mandargli un regalo di 500 scudi d'oro, che gli furono portati in camera in una sottocoppa. Si ammutì e non rispose il povero Annibale a quell'incontro. Ben dimostrò il dispiacere nel volto, non in riguardo dei denari, che egli non apprezzava appunto, ma nel considerare di avere stancato gli spiriti senza speranza di poter respirare la necessità della vita, fatto oggetto della iniquità della sorte. Tale è l'infelicità della corte, dei principi e delle buone arti, quando certi opprimono altrui per avvantaggiare se stessi, e nel favore si arrogano il tutto, scacciando le virtù di casa con l'ignoranza e con l'ardire. Ma per essere Annibale di natura malinconico ed apprensivo molto, si aggravò tanto nel pensiero della sua disgrazia che non si poté mai più rallegrare e cadde in un umore di non più dipingere. E volendo non poteva, necessitato, lasciare i pennelli che quella malinconia gli toglieva la mano. Malvasia racconta come Ludovico, in una delle sue ultime opere, l'Annunciazione di Maria, nella cattedrale, sbagliò le proporzioni del piede di un angelo o della Vergine e, tolta l'impalcatura, dopo che un suo amico l'assicurò che non vi era nessun errore, si accorse troppo tardi che invece l'errore c'era e avrebbe voluto riparare il danno a sue spese. Tanto se ne afflisse e ne prese dolore che, portandosi a letto, in pochi giorni finì di vivere. Al funerale parteciparono Guido e tutta la sua scuola, come anche il Garbiere e il Cavedoni, inconsolabili. Fu sepolto nella Cappella dei Signori Casali in San Domenico, con una povera tomba in un luogo remoto ed oscuro. Per quello che riguarda l'aspetto fisico dei Carracci, Malvasia ci dice che furono di statura normale, piuttosto brutti che belli, ma non difformi. Ludovico si vestiva raffinato da sembrare un principe, sapeva farsi rispettare dai potenti e iniziò a farsi pagare bene. Sempre buono di cuore con i suoi allievi. Annibale, al contrario, poco pulito, vestiva la peggio. Sempre astratto e solitario, pareva un omaccio all'antica, non si considerava per quello che valeva. Senza tante cerimonie e di poche parole, affezionato solo a gente bassa, timido coi padroni e coi grandi. Agostino invece era pulito e lindo, amoroso nel conversare, dotto ed erudito, accorto nel negoziare. Entrambi, sia Annibale che Agostino, erano satirici nei motti, ma Annibale era invidioso e malignotto e vedeva di cattivo occhio Guido Reni, perché secondo lui Ludovico gli insegnava troppo e gli avrebbe potuti sopravanzare. Sempre Annibale si dice che odiasse anche il Faccini perché studiava troppo e anche un pittore di nome Panico perché anche questo aveva delle grandi abilità e avrebbe potuto sopravanzare i fratelli. Non si sposarono e Ludovico ebbe ad amare solo una Giacomazzi, sorella di Paolino Giacomazzi, suo allievo, che erano entrambi molto belli e lui li utilizzava come modelli per teste d'angeli, beate vergini e santine. Ludovico fu un maestro insuperabile nel disegno delle mani e dei piedi e
e nessuno, secondo il Malvasia, giunse mai al suo segno. Il Cavedone riferiva che mentre due fratelli a volte si fermavano su un quadro perché c'era un problema che non riuscivano a superare, interveniva invece Ludovico, perché a Ludovico non capitava mai di trovarsi davanti a un problema che non riuscisse a superare con facilità. I suoi allievi furono Guido Reni, l'Albani, il Domenichino, Sisto Badalocchio, Lanfranco, il Panico e anche i suoi fedeli ammiratori furono Cavedone, lo Spada, il Garbieri, il Brizio, il Massari e il Mastelletta.